Hola amigo! Oggi parliamo di dinamiche, che sono la cosa che rende bellissima la musica, ma è anche la cosa probabilmente tra le più difficili da studiare e da acquisire. Le dinamiche che normalmente utilizziamo nella musica sono 6 e vanno da fortissimo a pianissimo. Per farti capire meglio i livelli dinamici, pensa a una bacchetta che parte da fortissimo e arriva a pianissimo rispetto alla nostra ipotetica pelle. Facciamolo sul pad. Fortissimo. Forte. Mezzo forte, mezzo piano, piano, pianissimo. Quando suoniamo la batteria combiniamo insieme differenti dinamiche. Per esempio, se io suono questo groove standard pop rock, in questo groove io ho suonato la cassa forte. Il Charleston, 2 dinamiche, tra mezzo forte e piano, in base a dove metto l'accento. E il rullante, stessa cosa, tra forte e piano quando suono le ghost notes. L'esercizio che voglio provare a fare è uno dei più difficili in assoluto, secondo me, ed è quello di partire da questo livello di dinamiche, però alzarlo di una tacca e abbassarlo di una tacca rispetto a come te l'ho fatto sentire, cioè passare da una dinamica più forte di quella che hai appena sentito a una dinamica più piano e continuare a switchare tra 2 battute di groove cercando di mantenere inalterati i livelli dinamici, come se alzassimo e abbassassimo il volume della radio. Lo scopo di questo esercizio è riuscire a avere lo stesso tiro sia quando suoni forte sia quando suoni piano. All'apparenza può sembrare un esercizio semplice, ma in verità è un gran casino. E se posso darti un consiglio, quando cambi dinamica non cambiare l'apertura del Charleston. Non è che quando suoni forte apri di più e quando suoni piano stringi. Tieni inalterato completamente lo stesso livello dinamico dei piatti.